Bene, 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 amici, ciao a tutti, ciao a tutti. Oggi continuiamo le misurazioni. Oggi misuriamo come lavora Acqua Cange, come lavora la mia K8. Poi metteremo l'acqua della K8 delle macchine Nagic in queste bottigliette, in 5 bottigliette tonde e 5 bottigliette quadrate. Le bottigliette quadrate le conserveremo in frigo, queste le conserveremo fuori frigo e poi faremo le misurazioni a 6 ore, a 12 ore, a 24 ore, a 48 ore e andremo a vedere come si mantiene Acqua Cange nel tempo. E inoltre ho preso un po' di queste bibite che noi utilizziamo ai supermercati. Questo ad esempio è un mix di frutta antiossidante, questo invece è il succo di melagramo, questo è un ace e questo è... questo è un succo di arancio, succo di ace, succo di arancio e latte di riso. E iniziamo, facciamo la misurazione, intanto diciamo, andiamo a vedere Acqua Cange come mi lavora a 9:30, ok? Adesso andiamo a fare la misurazione di Acqua Cange quando la vado a tirare a 9.5. E vediamo cosa viene fuori. Poi adesso, mentre aspettiamo che la misurazione prenda il suo ritmo, perché abbiamo constatato che purtroppo sono veramente lente, mentre facciamo queste cose qui, io vado anche a riempire queste bottigliette qui, in modo che adesso noi avremo la possibilità, dopo io farò una pagina dove metterò il video e sotto tutte le foto con tutte le misurazioni. Questa è una, piano piano, con calma, riempiamo tutti, intanto andiamo a vedere come vanno le misurazioni. Le bottiglie vengono chiuse fino al bordo, vengono riempite fino al bordo. Ecco, mi fa un ORP meno 4,60 e un pH 9,03. Quindi questa è l'acqua che stiamo andando a mettere via. Ce lo segniamo, stiamo mettendo via un'acqua pH 9,9 e ORP meno 4,60. Dopo, tra 6 ore farò la prima misurazione, tra 12 ore la seconda misurazione, tra 24 ore la terza e così via. Così andiamo a vedere come funziona queste macchine nella conservazione dell'acqua. Questa macchina qui, che è il modello top di Enagic, dovrebbe darci dei risultati superiori a tutte le altre, proprio perché avendo 8 piastre riesce a dare un'impronta all'acqua maggiore, quindi una maggiore impronta, maggiore capacità di mantenere i nuovi equilibri elettromagnetici. Tanto noi, come vedete, le stiamo chiudendo, le chiudiamo bene, perché ecco qua, perfetto. Andiamo avanti con questo lavoro qui. Intanto le misurazioni si sono attestate, come vedete il pH è andato a 9,17, l'orba a 5, come vedete è lente, sono lente le misurazioni di queste macchinette. Se sono buone, sono lente, non c'è niente da fare. Bisogna solamente prenderne atto. Quindi noi adesso mettiamo via queste bottigliette, le quadrate le metto nel frigo, le tonde le lascio fuori e poi vediamo come si mantiene l'acqua di queste macchine nel tempo. È importante fare anche questo tipo di misurazioni, diciamo così. Ecco qua, abbiamo quasi finito il lavoro, poi dopo ci mettiamo a giocare, a fare altre cose. Ho smarrito il tappo, scusatemi, ma così ci mettiamo lì a fare anche le misurazioni di quei fantastici succhi. Sono curioso di vedere la bevanda antiossidante che ci propongono. Frutti, si chiama mix di frutti blu antiossidanti. Mix di frutti blu antiossidanti. Eccezionale anche la definizione. Ecco qua amici, abbiamo finito anche questo lavoro qui. Ora io queste bottiglie qui
le quadrate le metterò in frigorifero, le tonde le lascio fuori, così avremo la misurazione dell'acqua conservata in frigorifero e fuori dal frigorifero. Tra 6 ore gli do una misurata, tra altre 6 ore gli do un'altra misurata, e così via andando, partendo dal fatto che abbiamo inserito un'acqua con pH 9,20 e ORP meno 500. Così noi sappiamo che partiamo da questa situazione qui, da un'acqua, abbiamo imbottigliato un'acqua che ha pH 9,20 e ORP meno 500, e vediamo nel tempo cosa succederà con le misurazioni che faremo a 6, 12, 24 e 48 ore, anche 72, adesso vediamo. E adesso intanto voglio andare avanti, facciamo due misurazioni, visto che siamo qui, ci divertiamo a fare due misurazioni carine. Andiamo a vedere, ad esempio, il succo di melograno. Questo è il succo di melograno. Vediamo il succo di melograno, noi lo compriamo, diciamo, cavolo, il succo di melograno ci fa un gran bene, in effetti è anche buono, io è un prodotto che conosco onestamente. E andiamo a vedere cosa ci dicono i nostri strumenti a riguardo. Andiamo un attimo. Il melogrammo ha un'acidità a 3, ma ragazzi, ma cosa si danno da bere? Porca miseria, ma io stavo avendo dei flash. Adesso invece proviamo il mix di frutte antiossidanti, quindi questo qui deve essere ORP negativo, perché qui ci sono frutte antiossidanti. Riguardiamo un attimo questi valori che sono del succo di melograno, che ha un pH 2,97, quindi un pH 3, acidissimo, e un ORP a più 200, quindi è acido e ossidante. Fantastico, il succo di melograno, veramente fantastico. Infatti si sente quando sono caldi che sono acidi, si sente proprio. Andiamo invece a vedere i frutti di bosco, che fanno questa bevanda antiossidante. Andiamo a vedere cosa si dice nella macchina. Ci dice che questa bevanda non è antiossidante, anzi è ossidante, perché ha un ORP a più 179, si assesterà, e ha un pH a 3,18. Queste sono le bevande melograno e frutti blu antiossidanti, proprio c'è scritto antiossidanti, e invece di essere antiossidanti hanno un pH a 3,17 e un ORP a meno 171. ORP più 171 pH, abbiamo detto 3,18. Questi sono i succhi, sono i frutti blu antiossidanti. Porca miseria, ma dove l'ho messo? Ecco come si fa, vedete ragazzi, io ho imparato all'arte di arrangiarmi. E l'altro, anche il succo di melograno era a pH 3, 0,00 e ORP più 220, mi sembra. E adesso andiamo a fare anche le altre misurazioni veloci, perché la cosa non ci deve tediare, dobbiamo essere veloci. Adesso il succo ace, questo è un succo ace, il famoso succo ace che fa tanto bene. Andiamo a vedere cosa misura il succo ace. Lo passiamo nell'acqua di pulizia e poi vediamo il succo ace come si comporta. Là, ok, questo va qui con noi. Adesso vediamo quest'altro. Un pH di 3, insomma sono tutti uguali, sono acidi da morire e sono ossidanti, cioè qui ci beviamo cose molto acide, questo è pH 3, roba acida di brutto, e tutta roba ossidante, cioè c'è più 190, più 180, più 220, cioè qui ci sono radicali liberi, qui ci sono molecole che assetate di elettroni. Quando entrano nel nostro corpo
sono molecole che vogliono rubare un elettrone alle molecole del nostro corpo, e sono i famosi radicali liberi, che sono quelli che ci fanno invecchiare precocemente e che portano allo squilibrio della membrana cellulare, dei suoi lipidi, del DNA, perché il radicale libero viene prodotto e sviluppato anche dai mitocondri, e quindi fuoriesce dai mitocondri come materiale di scarto dalla produzione di ATP, e si trova all'interno della cellula. Se non avessimo i glutationi e queste cose qui, sarebbero veramente dei grossi guai. E comunque, ecco, questo è quello che ci stiamo bevendo noi, quello che ci beviamo, e quello che ci promettono. Abbiamo detto che l'ACE ha un 3,54 di acidità e un 176 di ORP. ORP più 176, pH 3,00, cioè siamo scandalosi. Ora andiamo all'ultimo. Non ho più bicchieri, quindi dobbiamo buttare via questo. E adesso ci facciamo aranciata, e nella confezione c'è scritto a bassa acidità. Quindi sicuramente questo sarà stato corretto da qualche ingegno infernale. Qualche potassio, capite? Adesso vediamo, qualche sale di potassio. Adesso vediamo. Poco acida, eh? Abbiamo detto che questa è aranciata a bassissima acidità, cioè la compriamo, si compra proprio perché c'è scritto è a bassa acidità, cioè è poco acida, è solamente pH 4.15, è pochissimo acida, a bassissima acidità, capite amici, i messaggi che ci mandano, in realtà è acida, ha un pH 4.12 e un ORP più 140, quindi non si differenzia molto da tutte le altre che abbiamo analizzato. Siamo tutti lì. Sono tutte bevande molto molto acide e tutte ossidanti. Adesso, per toglierci uno sfizio, ci misuriamo anche il riso e poi chiudiamo il video e ci diamo appuntamento alle rilevazioni delle boccette dove ci sta dentro l'acqua a pH 9.20 e ORP meno 500, così andiamo a vedere come si comporterà quest'acqua qui tra 6 ore, tra 12 ore, eccetera, eccetera. Questo è l'ultimo test che andiamo a fare in questa continua ricerca. Stiamo testando un po' di tutto, vogliamo capire, a noi piace capire, vogliamo capire come funziona. E io credo molto nell'alcalinizzazione del corpo, ci credo veramente. Ebbene, il latte di riso ha un pH 6,19, acido anche questo, e un ORP a più 86, quindi è ossidante, è leggermente ossidante ed è leggermente acido. Quindi tutto quello che beviamo di confezionato dall'industria è acido e antiossidante. I succhi verdi che produco io sono leggermente acidi e quasi tutti antiossidanti, all'infuori del, mi sembra, del finocchio e del cavolo viola. E attendiamo i risultati di queste acque imbottigliate. E cosa volete che vi dica? Io vi posso solamente dire che io sono rivenditore convinto di Enagic, di queste macchine qui, credo ciecamente in queste macchine qui, ho delle testimonianze strepitose dai clienti che hanno acquistato queste macchine qui da me, sono tutti contenti, e io veramente mi gioco la faccia e vi dico veramente, ma veramente, se volete fare un bel regalo salutariano, regalatevi una di queste macchine. Si parte da 1.500, si arriva a 4.500, c'è la macchina per tutte le tasche, per tutte le esigenze. L'importante è che beviate acqua buona, perché bere acqua buona fa la differenza nella vita, come mangiare salutariano. Dall'Irca è tutto, di Cesena, oggi c'è il sole, il 28-29 dicembre col sole, oggi preso sulla moto, spettacolare. Enagic, rivenditore Arturo Villa, indipendente. Ciao a tutti ragazzi, compratevi la Cacangia, che è il più grande affare che potreste fare nella vostra vita. Fidatevi di me, che mi gioco totalmente la faccia. Non ho più niente.
niente da perdere se non conquistare la gente grazie alla mia onestà. Ciao a tutti.